your mind is. Buongiorno ragazzi, buongiorno da Partenopei, siamo noi, ben ritrovati di nuovo qui sul canale, grazie per tutto l'affetto che ci state dando, grazie ancora, continuate così, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, attivate la campanellina, fate tutto quello che da fa, mi raccomando. Grazie anche per i tanti commenti, molti legati anche alla famiglia, ai miei ragazzi che guardano con me la partita, qualcuno mi ha chiesto quando è che saremo allo stadio. Beh ragazzi, io purtroppo inizio campionato per il problema fisico che ho avuto, non mi potevo muovere, ora sto cercando ma ogni volta trovo sold out e sinceramente a me il biglietto non me lo pagano come alcuni e quindi lo devo pagare io e in tribuna muovere quattro persone vi garantisco che non è semplice. Comunque detto questo, prima che finisca il campionato almeno un paio di partite del grande Napoli le vengo a vedere con i miei ragazzi. Detto questo ragazzi, parliamo di questo grande Napoli, non ci sono più parole. Partita contro l'Atalanta sontuosa, partita arrogante, partita dove ha messo lì la dea e ha detto ora ti devo fare il culo così. Il primo tempo è stato, come ho detto anche durante la live, equilibrato. Poi nel secondo tempo come se il Napoli avesse deciso ok, chiudiamo questa partita, cioè con una cattiveria agonistica impressionante che contraddistingue la squadra di Mister Spalletti quest'anno. Che poi salgono in cattedra gente come Kvaratskhelia, ma chi ci sta? Cioè io non ho più parole per questo ragazzo e vi dico di più, non si rende conto neanche lui, lo fa con una semplicità, con un modo così tranquillo. Secondo me lui non si sta rendendo conto di quello che sta creando, di quello che sta facendo a Napoli. Cioè lui perciò vive una leggerezza che gli fa fare cose che magari con la pressione che aveva qualcun altro con la maglia del Napoli, ogni nome è puramente casuale, non riusciva. Forse anche questa è la differenza, quindi è un ragazzo bello da vedere, cioè pulito, non ci sono più parole. Ma parlare del Napoli non possiamo limitarci solo a dire Kvaratskhelia, dovrei partire dal magazziniere passando dai preparatori atletici, l'ho detto già l'altra volta, perché il Napoli se mantiene questi ritmi e soprattutto grazie a una grande preparazione atletica, al nostro Giuntoli, a De Laurentiis, a Spalletti, a tutti, bisogna solo ringraziare ragazzi, è iniziato il countdown ragazzi, ormai lo scudetto è nostro, non ci dobbiamo nascondere più, non lo possiamo perdere più, siamo i più forti, anche perché il Napoli dà sempre dimostrazioni che le vittorie non sono casuali, ma sono frutti di lavoro, giocano bene, sanno quello che vogliono, non ci può scappare e ci dobbiamo divertire anche in Europa. Questa settimana ritorno Napoli Eintracht, e ci dobbiamo divertire anche in Europa. Voglio aprire un attimo il discorso che ha toccato anche durante la settimana quando sono stato ospite a OCV, proprio della società, e qui mi riferisco ad alcuni tifosi napoletani. Io guardo, prima di parlare guardo, ascolto e vedo anche i commenti e molti sono d'accordo con me. Ci sono tantissimi tifosi napoletani su YouTube che veramente fanno venire ribrezzo, ok? Non ho paura a dire queste parole, poi dopo mi possono anche condannare, non ho problemi, perché io sono una persona libera, non sono legata a nessuna TV, non sono legata a nessuno sponsor, non sono legato da nessuno, io parlo perché sono libero. Io ricordo ancora a inizio anno, anche io ho criticato il fatto che si stavano perdendo alcuni giocatori importanti e stavamo in un punto interrogativo, ma ho sempre creduto nella società. Io ricordo ancora quando il Napoli ha pareggiato contro il Lecce 1-1,
tifosi o pseudo tifosi e hanno incominciato a criticare Spalletti, De Laurentiis, i giocatori, che Osimhen era una pippa, Kvaratskhelia non era nessuno, Kim era la brutta copia di Koulibaly. Io li ricordo e ci stanno i video su YouTube che parlano. Io durante la live di Lecce-Napoli ero deluso, sì, della partita, ci mancherebbe altro, ma non mi sono scagliato contro la società perché ero sicuro che avevano fatto un ottimo lavoro. Ma poi, anche se fosse stato un cattivo lavoro da parte della società, va bene criticare, ma ci sono modi e modi. Io ricordo ancora, a 16, a così, a lì. Voglio, per carità, anche io ero dubbioso, perché perdere campioni del calibro di Mertens, Koulibaly, Fabian, Insigne, Ospina, eccetera, eccetera, ti fa venire un po' di patata d'animo. Però criticare in quel modo, furioso, dopo appena 3 giornate di campionato, no. I risultati ora si vedono, e lo ripeto, non ho paura a dire queste cose perché io sono una persona libera e tifo per prima per la maglia, poi per i giocatori, eventualmente per i presidenti, eccetera. Ma al primo posto viene la maglia. Il sottoscritto era uno dei 70.000 che stava a Napoli Cittadella, la prima di campionato di Serie C. Quindi non ho, io sono libero, pulito e posso dire quello che voglio perché sono una persona libera, legata a nessuno. Detto questo, vogliamo anche dire 2 parole sul campionato? Vediamo che l'Inter non riesce a tenere il ritmo del Napoli, vediamo che le romane non riescono a tenere il ritmo del Napoli. Ieri la Juve, perché io sono convinto che i 15 punti alla Juve glieli daranno, e comunque sta 15 punti dietro, la Juve ha vinto una partita contro l'ultima in classifica con il peggiore attacco e ha subito 2 gol, proprio non so come, e poi abbiamo visto come ha vinto. Per carità, forse la partita l'avrebbe vinta lo stesso anche senza quell'episodio, però l'episodio c'è stato. Eva, non fa niente. Come ho detto anche in altre trasmissioni, il Napoli vince questo campionato perché lo sta stravincendo. Se il Napoli il campionato se lo giocava punto a punto, era molto, ma molto più difficile, perché c'erano forze esterne. Ne sono pienamente convinto. Il Napoli sta stravincendo il campionato e quindi non possono fare e dire niente. Tanto è vero che anche la stampa nazionale poco dà risalto a quello che sta facendo il Napoli. Ragazzi, più 18 punti sulla seconda, miglior attacco, miglior difesa, miglior possesso palla, dei 60 gol fatti in campionato, 59 nell'area di rigore. Vuol dire che noi il pallone ci entriamo nella porta. Di che cosa stiamo parlando? Kvaratskhelia 2 volte nominato come miglior giocatore del mese, è la prima volta che succede in Serie A, ma questo nessuno lo dice. Siamo lì a criticare che poi i napoletani già stanno facendo festa, che poi siamo sbruffoni. Va bene, se è il vostro appiglio per soffrire di meno, va benissimo, dite quello che volete. Quest'anno è nostro, ce lo godiamo in lungo e in largo. Detto questo, va bene, io vi saluto, vi ringrazio ancora per tutti i commenti che sto ricevendo, mi raccomando, continuate a far crescere il canale e sempre Forza Napoli, e a quanto prima ci vediamo al Maradona. Ciao ragazzi, Forza Napoli, sempre!